Ela, buongiorno, buongiorno a te, Gasper e buongiorno a te Vanessa. Vanessa, le prove del delitto, hai mangiato la Nutella? Allora, va bene che oggi è domenica e siete super rilassati, gatto compreso, guardatelo un po'. Però ascoltami, Vanè, questo gatto perde un sacco di peli e io sono in attesa che mi arriva un apparecchio per toglierci i peli dai vestiti, perché mi credi che io lavo i vestiti e escono dalla lavatrice pieni di peli? Ma sì, è carino, però è pelosissimo. Tu sei in pigiama e stasera con quel pigiama cosa fai? Ci vai a dormire pieno di peli? Che si vede il dentino. Amore, sei un po' pelosotto tu, capito? Bisogna rasarti, mi sa. Dov'è Anastasia? Dov'è Ani? Madonna, era qua un secondo fa. Ani! Oh, ho visto un filo che... Ci sono i fantasmi! Dove stai andando? Dove stai andando? Sì, mi raccomando, trascinati per terra col pigiama. Adesso questi pigiami vanno nella lavatrice. Guarda che pieno di peli la casa. Finite i compiti, perché poi più tardi vengo di nonni a fare una pericena. Anzi, una peripizza. Chi mi aiuta a fare la pizza stasera? Ah, che bello, grazie. Guarda là. Un condizionatore. Guarda là, c'è un unicorno. C'è un unicorno? Dove? Anastasia? Ma fuori c'è un cupanino, sta piovendo. Anastasia? Sta piovendo, vero? Anastasia? Vero, Anna, sta piovendo? Oddio, cos'erano? Sono tuoi? Sono tuoi quei cosi strani? Sicura? Allora, ascoltami. Ani, ascoltami. Ma dove siamo andati ieri? Dove siamo andati? Insieme. E li abbiamo visti? Sì. E abbiamo fatto la foto? Sì. Ma sono carini? Sì. Sono eccola, sai che non me ne ero neanche accorta. Ma ciao Dominique, è stato un piacere averti conosciuta. Ah, proprio tutto loro, perfetto. Senti, ascoltami, però ascoltami davvero, non sto scherzando. Ma perché? Che problemi ha secondo te? Eppure l'ultima è la più piccola, è piena di attenzioni, di amore, di affetto. Cos'è che ti manca? Qualche rotella. Allora, bambine. Oddio, cos'è adesso sto robo? Ani, ascoltami. Adesso fate i compiti, poi andate fuori, perché oggi è anche arrivata una cosa per Gasper che si può mettere addosso e può essere portato fuori. E lo pettiniamo, va bene? Così non perde più tutti questi peli, perché a me di vedere i suoi peli che gironzolano per casa, sui tavoli, mentre mangia... Fa niente, 5 minuti lo pettini, ok? Dai. Adesso però, bambine, facciamo una cosa, restate in pigiama, così stasera vi faccio il bagno, la doccia e lo potete togliere. No, perché faremo tardi. E poi andiamo a pettinare questo mostriciattolo. Ora, mi è avanzato ancora un pochino di impasto per le crepe. Quindi se fai i compiti, non mi fai impazzire, non mi chiudi adesso in questo momento la porta in faccia, io forse ti ammazzo. Dove sei? Ma cosa fai? Amore. Vabbè, allora andiamo a fare i compiti e lui... Per riposino? Ma Gasper, ma approfittane, potessi farlo io. Dov'è quell'altra? Guarda, vai Gasper. Tu sei completamente pazza. Niente, visto che ti si sono impigliati ancora i capelli, tagliamoli, via. Certo che puoi andare in bagno, non sei a scuola, puoi andare in bagno. Bambine! Ciao ragazzi! Un video di 10 minuti solo perché vi sto cercando di chiamare. Oddio mio. Ani, stavo dicendo prima, se mi ascolti, che mi è avanzato ancora un po' di impasto per le crepe. Se fai la brava, mi ascolti e fai i compiti, magari più tardi te ne faccio un altro. Ma non credo proprio, infatti. Bimbe, Vale, che fai? Sto prendendo i peli perché ti hanno i peli. Certo, i peli del gatto. Brava Anastasia, dai una mano a tua sorella. Ragazzi, il gatto perde un sacco di peli e io sto per perdere la pazienza oltre ai peli del gatto, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Lo dovete pettinare regolarmente. Anastasia, a che gioco stai giocando? Ma basta,
Basta, non devi metterci un sacco di sapone, è un tavolo. Ok, avete capito cosa ho detto? Sì. Pettinatelo perché a me inizia a dare fastidio, eh? Purtroppo è un gatto che non può stare fuori perché per nostra scelta, ovviamente, per, ma è un gatto d'appartamento. Se il nostro gatto va fuori, non so nemmeno che fine possa fare. Quindi dobbiamo avere cura di lui. Dai, adesso basta sapone, che tu mi fai fuori. Tu mi... Ti stiamo aiutando. Mi state aiutando? Vi ringrazio, ma dovete fare i compiti. Dai. Sì, come no, ti do 100 euro. Questo tu lo dovresti fare tutti i giorni, capito? Altro che 100 euro. Tra due minuti voglio vedere i libri sui tavoli, d'accordo? Eh? E poi quando vuoi pettini tuo gatto, d'accordo? D'accordo, Ani? Ce l'ho anche con te? Sì, sì, posso lavare? No. Visto che ti abbiamo pulito tutto, sì? Con i mobili anche sotto i piatti. Vediamo, vediamo. Sì? Tu anche poi l'hai in bravi, grazie. Che profumo adesso. Sì, dopo mettete in ordine anche un po' la cucina perché abbiamo finito di mangiare da poco. Ho già impastato la pasta per la pizza. Allora, abbiamo deciso che sì. Dopo quando finiamo di studiare, sì? Vogliamo togliere tutto, sì? E pulire qua. Va bene, va bene. Piatti, ma io ci sto. Amore, ma sei carinissima, ma grazie, ti amo tanto. Dobbiamo pure questa poi. Ma certo. Brave, ma che è successo oggi? Eh sì. Non farti male, amore. Adesso ci penso io, però fammi vedere una cosa. Fammi vedere solo una cosa un attimo. Guardate, ragazzi. Piena di peli bianchi del signor Gasper. Ecco, sì, bravo, vedi, avanti. Io ti suggerirei di toglierti sta maglia perché è piena di peli. Comunque, fai come vuoi. Dai, facciamo sti compiti, Ani. Sì, ti aiuti? Sì. Poi ti laviamo tutto. Cosa c'è? Mamma mia, ragazzi, gli ho fatto assaggiare i ceci tostati, che a me piacciono tantissimo. Una sta vomitando a destra e l'altra è scappata e sta vomitando a sinistra. Ma non sono buoni! No, comunque, finalmente abbiamo iniziato la fase studio, Guardatele. Guarda, addirittura. Ma stai scherzando? Tossisce addirittura? Stai per vomitare davvero? Ma Anastasia, è un cecio! Cosa c'è che non va in questi ceci? Tu cosa stai facendo, amore? Che c'è? Perché rabbia? Guarda la punta. Ah, controlla se la punta è buona. Stai cambiando le matite colorate? Le tue sono piccine? Guarda che ne hai di belle ancora lì dentro, Ma no, sono quelle di Vanessa, sono bellissime. Ah, sono quelli di Vanessa, scusa. Il tuo astuccio. E dov'è il tuo? Ah, è qua dietro. Va bene, dai. Allora bimbe, pausa merenda, vi siete anche già fatte la doccina, bravissime, Vane, tu te la sei fatta da sola, sì. Avete finito di studiare? Sì. Brave, bravissime, ritirate tutto, tutto quello che state bevendo e mangiando, poi i residui fuori nella spazzatura, mettete bene il tavolo dopo perché ci sono i peli di Gasper, ok? Ok. Allora, in questa pizza mi metti queste olive, un po' di stracchino e un po' di gorgonzola. Sì. Sì, come vuoi tu. Ne mettiamo di più? E vabbè, e lì c'è il barattolo vabbè, pieno. Sì. Dai, una. Riesci a prenderla con quello, col cucchiaio? Bravissima, una e mezzo. Benissimo. Ok, adesso mi metti, aspetta, pesca anche qualche carciofino. Buono. Quanti? E 4 li dividi a metà. Tac, tac, tac. Perfetto, bravissimo. Bellissimo. Un po' di gorgonzola, vai. No, perché? Faccio io? Fa schifo? No. Perché è così buono? Ma ci sa di piedi. Ma fa niente. Lo sai che il formaggio più puzza e più è buono? Ma non puoi far così. Scrivete nei commenti se a voi piace il gorgonzola. Guarda, rispondo io a questo commento. Io lo amo il gorgonzola, è buonissimo. Qua avanti, qui, in questo bucone. Questo. Mamma mia, che pezzi piccoli. Il gorgonzola deve abbondare.
La volevo assaggiare sta pizza, non assaggio più. Perché? Ma a te piace il gorgonzola? Io non ti capisco. A momenti piace, a momenti... Mamma mia. Ok, grazie Vanessina. Adesso possiamo infornare in forno io e ci vediamo dopo. Per lavarti subito le mani. Ok, brava Vanessa che hai messo per la prima volta la pettorina a Gasper, ma non ne vuol sapere di camminare. Dai Gasper che andiamo fuori e ci facciamo una bella pettinata. Dai, Gasper. Dai, amore, così prendi un po' d'arietta, tu non puoi andare fuori libero. Sì, è bello il giochino, sì. Dai. Vanessa e Anastasia, mettetevi un cappottino, dai che fuori c'è un'aria fortissima. Andiamo Gasper, dai. Dai che fai? Ti pettiniamo così tutti i tuoi peli finiscono all'aperto. Vieni amore, andiamo, dai. Inchiodato. Comincia a pettinarlo. Dai, davvero, bravo, grande Gasper. Ok, pettiniamolo. L'importante è che lo pettiniamo perché perde troppi peli. Sì, adesso lo pettini anche tu. Oh, okay. Che bello. Sì, c'è aria, Vanessa, ti devi coprire. Gasper, non mi volare via, Vogliamo andare dentro. Ok. Togliamo la toppina. Sì, dai, togliglielo. Se domani c'è meno vento lo portiamo. Dai, allora, ragazze, io vado un attimo su a cambiarmi perché tra un po' arriva gente che abbiamo fatto le pizze, vero Vane? E niente, dai, pettinatelo un attimino. Toglieteli più pelo possibile. Ani, aiuta Vanessa. Va bene? Dai, che io arrivo subito. Io. Ma gli hai tagliato i peli con la forbice? Ma dovevate pettinarlo e basta, Anastasia. Ma io te l'ho detto, nel senso che volevo che gli togliessi i peli, ma glieli dovevi pettinare. Quanti gliene hai tolti? Uno. Uno solo? Oh, ragazzi, non si tagliano i peli al gatto, con la forbice. Per carità, non vi posso lasciare da sole un secondo, mamma mia. Sentite, mi ha telefonato la nonna, mi ha detto che sta arrivando in macchina. Concludiamo il video qui, ragazze. Ok. Ecco. Dai, ragazzi, salutiamo i nostri cucciolini. Ok, cucciolini, cucciolini, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. E se avete bisogno di qualcuno che accudisca il vostro gatto, chiamate Anastasia che ci penserà lei. Bravo.